Vuoi che abbassiamo un po' la luce? Facciamo per festinare. Cominciamo a andare, buonanotte. Allora, facciamo l'appello. Pucci. Presente. Anzalone. Presente. Bagnasco ha detto che non poteva. Okay. Bozzo. Presente. Conti. Presente. Cuneo. Presente. Ferrero. Presente. Franceschi. Presente. Garbarino. Presente. Grondona. Grondona c'è. Non è ancora. Grondo 58 c'è? Sì, c'è. C'è. Ma non ci sente. Proviamo. Grondona. Proviamo ad attivare l'audio. Che chiamatela. Guelfo. Presente. Muscatello. Presente. Pignone. Presente. Repetto. Presente. Rossi. Presente. Segalerba. Non c'è. Allora, assente. Grondona io la metto assente, poi se si palesa la mettiamo presente. Senarega. Sì. Presente. Sì. Tedeschi. Presente. Villa ha detto che non poteva. Quindi sono 1, 2, 3, 4 assenti. C'è il numero legale. Allora, la Grondona alle 3 ha dato il buongiorno a tutti in chat. Quindi è presente Grondona? Sì, okay. Però non riusciamo ad aprire il microfono. Provate ad aprirlo, io la metto presente, quindi assente sono solo 3. Ciao, ci sei in consiglio? Cercate di contattarlo soprattutto voi per il voto. Chiama la Grondona. Ah, abbiamo subito. Allora, cominciamo. Sì, perché, sì, perché va subito in. Cominciamo? Sì. Subito in tre. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, cominciamo con il punto numero uno. Espressione di opinione. Sul parco del Begua e ricorso avverso la concessione rilasciata dalla regione alla CET. Relatore consigliera Daniela Tedeschi che ha la parola. Prego. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, cercherò di rubarvi poco tempo. In realtà parliamo appunto di una autorizzazione, di un decreto dirigenziale che autorizza proprio alla ricerca di titanio, alla compagnia europea del titanio. Purtroppo lascia molto molto perplessi il fatto che questo funzionario abbia rilasciato questo permesso pur essendoci una sentenza del TAR proprio del 2020, il 19 febbraio, la sentenza numero 200, che dava torto alla CET che aveva fatto ricorso perché aveva appunto chiesto anni prima di fare delle ricerche nello stesso territorio, aveva ricevuto un diniego e il TAR ha dato ragione al Parco del Begua e alla Regione Liguria. Si sono ripresentati con questa richiesta e fate conto che il territorio che viene interessato da questa autorizzazione ha ora come ora costruito una sorta di grossissima ciambella al cui interno non si può accedere perché è il Parco del Begua, un geoparco riconosciuto dall'UNESCO e quindi lì non hanno accesso di ricerca, però tutta la zona circostante al parco, e parliamo di più di 256 ettari, in origine erano 458, poi tolto il territorio del parco sono rimasti 256, è comunque un territorio in cui insistono delle zone a conservazione speciale, insistono dei geoparchi e di conseguenza non si capisce perché sia stata rilasciata questa autorizzazione pur sapendo che non da ultimo nel 2017 la Giunta regionale della Liguria con una delibera ha definito le zone speciali di conservazione in cui sono vietate cave e miniere.
siamo d'accordo che questa richiesta di autorizzazione non comporta nessun metodo invasivo, però nella richiesta è ben chiaro che viene fatta questa ricerca per poi eventualmente aprire una miniera a cielo aperto. La parte, diciamo, amministrativa, politica della regione si è dissociata da questa scelta del funzionario, addirittura dichiarando di non esserne stata neppure messa al corrente. Il funzionario a sua volta ha detto che non poteva negarla perché non era una ricerca invasiva. Nei vari incontri che ci sono stati con i sindaci di Sassello, di Urbe, con i tecnici del Parco del Begua, è venuto fuori che effettivamente è però ben chiara la motivazione per cui viene richiesta questa autorizzazione, che addirittura venendo rilasciata prontamente potrebbe anche indurre a delle aspettative positive, tant'è vero che si è anche consigliato al tecnico di annullarla in autotutela, perché tra l'altro è un'autorizzazione di 3 anni. Che dire, la città metropolitana fa parte della comunità del Parco del Begua. Io non credo ci sia nessun tipo di conflitto di interesse né politico né niente, vista anche la presa di posizione di Regione Liguria, al fatto che anche città metropolitana si possa costituire ad adiuvandum nel ricorso che verrà coperto come spese da Comune di Urbe, Comune di Sassello e Parco del Begua. Tenete appunto presente che al termine comunque di queste rilevazioni l'unico territorio su cui eventualmente si potrebbe aprire una miniera secondo la norma regionale vigente è di una 70 ettari. Quindi questo probabilmente non riuscirebbe neanche ad esaurire l'economicità dell'operazione. Per cui io quello che chiedo, al di là dell'espressione di opinione, per favorire la discussione di tutti i colleghi, chiederei di invece di poter votare un ordine del giorno che io ho consegnato, in cui chiederei al signor sindaco metropolitano di voler valutare questa richiesta del Parco del Begua a città metropolitana di costituirsi ad adiuvandum nel ricorso che verrà presentato. Grazie per l'attenzione a tutti. Allora, ci sono interventi? Sì, Cuneo. Prego. Sì, credo che l'intervento della consigliera Tedeschi sia assolutamente di rilievo e di importanza. Da parte nostra c'era un po' sfuggito, lo ammettiamo, il problema, in quanto consideravamo il territorio non di pertinenza, però invece, ecco, come me l'ha illustrato, sicuramente la cosa è da affrontare, e credo che l'ordine del giorno che ha presentato sia da approvare in questa seduta. Ecco, lo leggiamo, è arrivato l'ultima versione, lo leggiamo e lo condividiamo anche. Sì, perché è arrivato poco fa l'ultima versione. Per favore, sentiamo prima le opinioni, poi dopo vediamo, sì. L'ordine del giorno. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ci sono io, sindaco Muscatello. Prego. Ma volevo aggiungere a quello che ha detto Daniela che oltre al comune di Sassello e Urbe ci sono anche i comuni di Arenzano e Cogoleto che si sono uniti a questa battaglia per questo ricorso, insomma, contro la concessione che ha dato la Regione Liguria per questo studio della ricerca del titanio. Quindi anche il comune di Arenzano ha deliberato all'unanimità questo percorso, in quanto i cittadini di Arenzano sono contrari a questa ipotesi di eventuali studi o ipotetica miniera che dovesse sorgere sul Parco del Begua. Quindi i comuni sono 4, non soltanto Sassello e Urbe, ma anche Cogoleto e Arenzano. Ok, ci sono altre opinioni? Scusate, interventi? Allora, diamo lettura dell'ordine del giorno. Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 28 del regolamento per l'organizzazione e funzionamento del Consiglio della Città Metropolitana di Genova. Premesso che
Città metropolitana di Genova è membro della comunità del Parco del Begua, in cui esprime un suo rappresentante. Regione Liguria, con decreto dirigenziale 1211/21, ha conferito alla CET il permesso di ricerca sulla terraferma di minerali solidi, titanio, granato e minerali associati, per la durata di 3 anni su una superficie di 229 ettari che circondano completamente il Parco del Begua. Il TAR, con sentenza 200 del 19 febbraio 2020, ha respinto il ricorso presentato da CET contro il diniego ad una precedente richiesta di permesso di ricerca. La vigente normativa regionale e nazionale vietano la presenza di cave all'interno di parchi, geoparchi e zone a conservazione speciale, riducendo il territorio eventualmente disponibile a circa 70 ettari. Il Parco del Begua è stato riconosciuto da Regione come ente attuatore del patto per il turismo per i piccoli comuni della Riviera e Parco del Begua. Il Parco del Begua, attraverso buone pratiche amministrative, ha attivato promozione di prodotti di aziende locali e di ospitalità locale. La ricerca di titanio, seppur in maniera non invasiva, ma evidentemente finalizzata alla realizzazione di una miniera a cielo aperto, andrebbe in contrasto con tutte le attività a supporto della promozione e valorizzazione del territorio ed anche con i requisiti richiesti dall'UNESCO per il rinnovo della certificazione che inserisce il Parco del Begua nella rete mondiale dei geoparchi. Si chiede al signor Sindaco Metropolitano di voler valutare la richiesta del Parco del Begua, che è stata peraltro estesa a tutti i comuni che hanno aderito al patto per il turismo, di aderire ad adiuvandum al ricorso che verrà presentato presso il TAR Liguria dai comuni di Sassello e di Urbe e dal parco stesso contro il decreto dirigenziale citato in premessa. Si specifica che le spese conseguenti saranno a carico dei 3 proponenti. Bene, ci sono interventi sull'ordine del giorno? Tutto tace? Forse pure. Ma potrei intervenire prima. Ok. Chi è primo? Chi è primo che? Si sono mi dite che ci sono gli interventi, per favore. Lo scrivo in chat. Sì? Allora. Chi è? Anzalone. Anzalone, prego, vai. E volevo semplicemente chiedere se è ai nostri atti la richiesta del Parco del Begua, se ne abbiamo copia. Come recita l'ordine del giorno? Io ho visto che è arrivato un malloppo del Parco del Dovreste Begua. Averla, perché io ne ho copia, comunque posso farla riavere. È stata mandata a tutti i partecipanti alla comunità del parco. Sì, io penso di averla vista e c'è anche un precedente ricorso del CET contro il regolamento del parco. Esatto. Sì, dico semplicemente che io come consigliere non ne ho copia, se per cortesia potete girarmela, grazie. Certo. Va bene, gli uffici la gireranno. Sì. Altri interventi? Sono Pignone. Prego. Ma io volevo fare questo intervento ovviamente a sostegno di questo ordine del giorno della consigliera Tedeschi, che ringrazio. Anche per mettere in evidenza quanto poi lei ha ben espresso, cioè che spesso i tecnicismi vanno al di là delle volontà politiche, e questa è una cosa che non sempre, voglio dire, può essere controllabile. A volte invece, come questa, invece si può prendere una posizione chiara, che dalla politica, tra l'altro, in maniera trasversale ha preso a difesa di questo territorio. Ricordo che questa intenzione, questa volontà di aprire una miniera in quell'area è una cosa che ricorre addirittura dagli anni 70. Ci sono tentativi sempre dai soliti soggetti, che ricordo qui la CET è andata a vedere il loro valore di questa società, sono veramente 4 soldi, perché tutta la loro intenzione è quella poi di vendersi attraverso questi studi la disponibilità, e poi l'intenzione è quello di dare principalmente la disponibilità, ovviamente a seguito di disponibilità politiche, di quell'area a imprese americane che erano intenzionate fino a qualche decennio fa
a sviluppare interventi in tutto il mondo su questo, ma c'è un documento che io non ho adesso sotto mano, ma per cui comunque è rintracciabile, che l'azienda stessa, quella americana che veniva sempre sollecitata e citata da CET, addirittura ritiene che non è più sostenibile un intervento in quell'area lì, perché appunto, come si diceva, l'estensione non garantisce poi sufficiente copertura degli investimenti. Allora, mai come adesso, secondo me, c'è bisogno per cui di dare per l'ennesima, ma spero definitiva volta, una risposta e un sostegno. Per cui questo ordine del giorno, secondo me, richiama un po' questa sensibilità che credo che sia condivisa. Grazie. Altri interventi? Ah, e se posso aggiungere qualcosa io, Sindaco, su questa cosa. Ora, il punto è questo. La politica su questo argomento a me pare che sia compatta. Ora, bisogna capire se diciamo, questo argomento occorre, se la città metropolitana vuole prendere oggi una decisione in merito e esprimere un documento univoco, oppure se invece rinviarlo in un altro giorno. Però secondo me, se dobbiamo uscire con un ordine del giorno, dobbiamo uscire con una linea condivisa, univoca. Non dobbiamo dare al territorio la possibilità di andare separati su questa diciamo, volontà, anche perché la volontà, secondo me, dei cittadini che noi rappresentiamo sul nostro territorio, che è quello di respingere ogni tentativo di andare in futuro a mettere una miniera su questa terra, sul parco del Beigua. Grazie. Posso fare un ulteriore intervento diciamo, sull'intervento di Muscatello? Solo perché sei simpatico, vai. No, ma dicevo che proprio sulla questione, infatti l'impegnativa dice di voler valutare la richiesta, per cui a maggior ragione diciamo votare qua oggi e qua in maniera univoca tutti insieme dà diciamo lo strumento di valutazione, ecco, questo volevo dire. Grazie. Ci sono altri interventi? Brevissimo. Ringrazio tutti i colleghi per il sostegno. Come ha detto Pignone, tra l'altro, e anche proprio in riferimento a quanto dice Muscatello, diciamo che affiancare ad adiuvandum due comuni e il parco significa proprio stabilire una linea unitaria di movimento, ecco, non è una presa di posizione politica, è una presa di posizione del territorio, io credo. E comunque è vero, io ho messo apposta a voler valutare per dare appunto l'idea che tutti noi siamo interessati a questo argomento, poi sindaco metropolitano vedrà, però ecco, io credo che forse sarebbe proprio il modo, diciamo, meno da schieramento, quello di procedere a fianco dei comuni e del parco che in questo momento sono in difficoltà e di cui Città Metropolitana fa parte, proprio della comunità del parco. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Allora, un commento. Premesso che se arriva un ordine del giorno, poi mi sembra che bisogna votarlo. Non si... sì. L'ordine del giorno va votato in sì. Ogni caso, quindi lo voteremo. Secondo punto, secondo me, ovviamente scrivere che si impegna a valutare mi sembra una cosa che sia accettabile al 100%, lo possiamo fare all'unanimità, non c'è nessun problema. Adesso però fatemi fare due considerazioni. Qui stiamo parlando non stiamo parlando di una miniera, stiamo parlando di fare dei sondaggi, quindi nessuno qua può interpretare la cosa come una miniera, si interpreta quello che è scritto, cioè fare dei sondaggi, cioè nessun problema dal punto di vista ambientale o altro. Altro problema, se prendiamo questa posizione, io vorrei che in maniera assolutamente coordinata e diciamo logica, dicessimo che in tutta la Liguria non si può andare in mountain bike, tantomeno non si può andare con le canoe, tantomeno non si può andare con le automobili, tantomeno ci andiamo tutti in bicicletta, ma non quelle leggere, quelle pesanti.
E poi magari anche all'ArcelorMittal certe lavorazioni non le facciamo. Perché signori, non si può dire che siamo contro il titanio, poi su Begua ci andiamo con la mountain bike fatta di titanio. Cioè, queste cose sono inaccettabili, secondo me. Non è così che si fa lo sviluppo sostenibile in maniera ambientale. Bisogna fare delle scelte e comportarsi in maniera logica e coerente. Perché il problema verrà fuori, prima o poi. Se noi prendiamo queste posizioni di un certo tipo, poi dopo dobbiamo essere coerenti. Quindi a me va benissimo fare la valutazione, mi va benissimo fare il, come si dice, il lavoro di screening, eccetera. Se loro vogliono screening sulla delibera, ovviamente, scusate, sulla parte amministrativa. Se poi decidiamo che non va bene neanche fare i sondaggi, mi va bene tutto questo. Però ricordatevi che ci vuole poi una presa coerente e logica con tutto il resto. E questo secondo me è un problema grosso. La mia opinione personale, ma è solo la mia opinione personale, per cui su questo andiamo avanti, è che dobbiamo trovare invece dei sistemi per cui si fanno tutte e due le cose senza danneggiare l'una e l'altra. Questa è la vera sfida, che è difficile, però è quella che dobbiamo fare adesso, soprattutto con i soldi del Recovery Fund, dobbiamo occuparci della sostenibilità ambientale. Io sono il primo che parla di sostenibilità ambientale, lo sentite dire tutti i giorni. Però bisogna farlo senza ammazzare tutto quello che abbiamo attorno, altrimenti non usciamo da questa storia. Comunque, fine del mio discorso. Se ci sono... La procedura cosa dice? Qui era... Possiamo votare adesso? Sì, possiamo. Non vuole intervenire la Tedeschi? Prego, prego. Mi scusi, signor Sindaco, solo due parole. Io avrei molto piacere, capisco che lei ha molto da fare, se potesse venire un giorno a visitare la sede del Parco del Beigua e le attività di cui si occupa. La conosco come le mie tasche, ci sono andato N volte su Beigua, ci andavo qui in Arezzano, facendomi rama e passando sulla cresta, se vuoi sapere. Perfetto, e l'ho fatto una volta anche con gli sci. Meglio. Quindi io però mi riferivo alle attività. Non l'hai fatto, io sì. Ascolta, io mi riferivo però alle attività che sta facendo il parco. L'attività delle mountain bike è un'attività regolamentata che coinvolge le associazioni di bikers di tutta la regione. Ci sono dei sentieri che sono indicati come segnavia dedicati solo ai bike. Ma non siamo capiti, mountain bike perché usano il titanio. Adesso ho capito, perché si usa il titanio, chiaro? Capisco. Quindi, come si fa ad andare a usare il titanio su un monte dove non si può fare la miniera al titanio? È una questione di non logica. Si può fare perché in quel particolare posto aprire una miniera di titanio significherebbe far saltare tutte le altre attività. È solo questo il punto. Sì, ma io non ho detto che bisogna aprirla, qui parliamo di sondaggi, non di aprire miniere. Capisco, però loro hanno scritto perché vogliono fare i sondaggi. Comunque io credo che stiamo dicendo la stessa cosa, onestamente. Certo, però ci vuole un po' di coerenza, perché se rifiutiamo la coerenza dopo... c'è, lo affossiamo il parco. Se mai dovessimo arrivare a questo, affossiamo il parco ed affossiamo tutte le attività della zona. Sono delle strade che non sostengono neppure il passaggio di mezzi che dovrebbero espletare questa attività. Questa realmente non è una presa di posizione né contro il titanio né da Verdi Estremi, è semplicemente un voler portare l'attenzione su un'area dove questa attività non è compatibile. Sono effettivamente, come tu hai detto, due cose molto diverse, ecco. Franceschi. Ok, va bene. Simone Francesca, che prego, Simone. No, io intervengo solo stimolato dal sindaco, perché sono d'accordo col sindaco che dobbiamo avere una coerenza, ma proprio perché la proposta di Daniela, l'ordine del giorno che condividiamo, anche perché come è intervenuto Cuneo, in parte siamo rimasti traditi da Sassello e Urbe che sono su Savona, dimenticando che poi, come dire, abbiamo anche una parte della Vallestura che è lì collegato oltre ad Arenzano e Cogoleto. Il ragionamento è puntuale e stiamo parlando del Parco dei Begua. E sindaco, io sono d'accordo con te che questa è una fase di sondaggi, ma visto e considerato che tu sicuramente più di me conosci
certe caratteristiche di certi percorsi aziendali, io fatico a pensare che ci sia qualcheduno che vuol venire a vedere se c'è il titanio nel parco del Begua per non pensare poi di fare degli investimenti qualora ci fosse. Poi, ripeto, io sono anche d'accordo con te che ci vuole coerenza, perché se vogliamo le grandi opere da qualche parte devono passare, se vogliamo telefonare in galleria e da tutte le parti e avere le linee veloci bisogna posare delle antenne, di conseguenza ci vuole sicuramente una coerenza perché ci sia lo sviluppo. Diciamo che forse individuare un territorio che ha un percorso di riconoscimento anche attraverso l'UNESCO forse non sia la localizzazione più appropriata, per cui questa azienda, se vuole fare delle scelte, le vada a fare in quel territorio. Bene, allora ci sono altri interventi, se no procediamo alla votazione. Interventi? Non vedo interventi, allora segretario, avanti con la votazione. Allora, Bucci. Favorevole. Anzalone. Presente, non votante. Bagnasco assente, Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Barbarino. Presente, non votante. Grondona, si è collegata? Grondona ha il microfono attivo ma non la sentiamo. Presente, ci sono, presente, favorevole. Perfetto. Sentito? Sì, sentito. Ok. Guelfo? Grazie. Favorevole. Muscatello? Favorevole. Pignone? Favorevole. Repetto? Favorevole. Rossi? Favorevole. Scalerbo assente. Senarega? No, presente, presente. Ah, ci sei? Sì, sì, grazie. Favorevole, ok. Senarega? Favorevole. Tedeschi? Favorevole. Ville assente. Quindi tutti favorevoli tranne i due non votanti. Unanimità. Bene, allora l'ordine del giorno è approvato. Passiamo al punto numero uno. Rinegoziazione dei due BOP. Debito residuo di rispettivamente. Chiedo scusa, solo una cosa. Unanimità, presenti non votanti, come si fa a dire che è unanimità? Se non hanno votato. Però sono presenti. Ma se non hanno votato. Ma sono astenuti o non votati? C'è una nuova fattispecie che dei presenti non votanti. È da un po' che si sta. Va bene, va bene. No, era solo perché l'ho senti, Simone, scusa. Nel comune di Genova esiste presente non votante. Non so per qua, cioè, sinceramente, vabbè, non mi far parlare, però adesso c'è anche nella città metropolitana, d'accordo? Viene... Non so se c'è questione di statuti o no, qui adesso mi intrighiamo. No, è un'invenzione. Però io so che nel comune di Genova c'è una lucetta apposta, che è quella bianca, per cui tu diventi, no, che è blu, scusa, che è azzurra, ecco, per cui tu diventi presente e non votante. Quando sono arrivato dopo la prima riunione di consiglio mi sono chiesto anch'io cosa volesse dire. Io è la prima volta che lo sento. No, nel comune di Genova c'è proprio anche nella sistema sì, sì. Ma secondo me c'è favorevole, contrario, astenuto. Bene, ce n'è un'altra nel comune di Genova che è la quarta. Va bene, comunque, legittimo. Che è presente e non votante. Ed esprime. Va bene. Sono delle sfumature della c'è politica. Qualche consigliere in consiglio comunale che la usa parecchio, non mi fate dire no, eh? E non è di maggioranza. Allora andiamo avanti. Allora, punto numero uno, si è a posto? Sì, sì, a posto. Muscatello, rinegoziazione dei due BOP per di debito
3.4 milioni di euro e 4.7 milioni di euro. Relatore il consigliere delegato Salvatore Muscatello, che ha la parola. Prego. Grazie sindaco. Allora, la città metropolitana di Genova ha in corso due prestiti obbligazionari contraddistinti ISIN con le finale X954 e ISIN finale QJ45. Sono due prestiti obbligazionari che sono stati contrattati dalla parte della vecchia provincia di Genova nel 2008 con importi uno di 7 milioni e l'altro di 9,5 milioni di euro, con scadenza ventennale, pertanto scadono nel 2028. Questi obbligazionari corre l'obbligo per la città metropolitana di rivedere le condizioni contrattuali, in quanto sia allora che adesso i tassi comunque restano alti dal punto di vista degli interessi. E, quindi arrivare a una rinegoziazione e valutare una eventuale convenienza per la città metropolitana è necessaria, come in questo caso spinti anche dall'invito da parte della Corte dei Conti con la deliberazione numero 1 del 2018, che la Corte dei Conti ritiene dovuto e non facoltativo il compito della città metropolitana di avvalersi di esperti contabili di adottare le decisioni più opportune informandone tempestivamente la sezione medesima. E così ci siamo comportati di conseguenza. La città metropolitana, il 10 maggio 2018, ha dato mandato allo studio legale Axis per valutare un'eventuale situazione di questi due prestiti obbligazionari. A distanza di oltre siamo riusciti a, comunque, anche se sono due prestiti obbligazionari, con un contratto che difficilmente si possano rinegoziare, comunque attraverso i canali di questi due studi, dello studio legale e della società incaricata, specializzata, Finance Active, si è riusciti comunque ad ottenere dai titolari di questo prestito obbligatorio, di questi finanziari tedeschi che hanno dato questo prestito obbligazionario, Deppa Bank e Wert Management, siamo riusciti comunque a ottenere una rinegoziazione con uno sconto, anche se mancano pochi anni ormai, 7 anni alla conclusione del prestito, di 69.263,52. Passando dal tasso di interesse, il primo dei 7 milioni, da 4,675 a 4,475, e quello di 9,5 milioni, il tasso di interesse da 5,070 a 4,870. Con questa delibera noi autorizziamo gli uffici a procedere alla rinegoziazione di questi due piani di ammortamento come riportato in allegato della stessa delibera. Grazie. Grazie, ci sono interventi? Volevo fare una domanda. Prego, Cuneo. Era per capire le motivazioni per cui, vista la deliberazione della Corte dei Conti che è del 2018, siamo arrivati ad oggi a queste conclusioni. Sono anni di tempi di intercorsi, c'è qualche motivazione che ci ha portati così nel tempo ad venire solo adesso ad un obbligo che tra l'altro, cioè ad una considerazione che tra l'altro la Corte dei Conti ci aveva detto essere d'obbligo. Sì, posso rispondere io subito o alla fine se ci sono altri interventi. Bene, aspettiamo un attimo, vediamo se ci sono altri interventi. Altri interventi? In chat nessuno. Allora rispondi Muscatello. Sì, sì, Cuneo ha ragione su questo punto di, diciamo, perché si è impiegato così tanto tempo, ma è normale, perché la procedura è talmente complessa, perché l'attivazione della parte fatta il 10 maggio 2018 con incarico allo studio Axis, quindi subito dopo, quasi immediatamente alla deliberazione della Corte dei Conti. E in tutti questi mesi si è proceduto ad avere una transazione con la società finanziaria, cosa che non è stata immediata, perché stiamo parlando, se fossero stati dei mutui aperti da banche normali,
sicuramente saremmo arrivati dopo un mese a raggiungere la rinegoziazione. Siccome sono due prestiti obbligazionari e quindi non sono rinegoziabili, si è provveduto a avere diversi incontri, non noi direttamente, ma direttamente lo studio legale incaricato, a cercare di a raggiungere comunque una transazione. Che è stata prorogata più volte anche a seguito del Covid-19, che poi nel 2019, quando eravamo quasi al termine della trattativa, poi si è rinviata a un'ulteriore riunione e comunque alla fine tramite canali telematici si è raggiunti, hanno raggiunto comunque un accordo. E questo è il massimo che si è potuto ottenere, perché essendo due contratti obbligazionari, la società che li ha emessi poteva anche non accettare nessuna condizione, in quanto non sono rinegoziabili. Tutto qui. Quindi si è raggiunti comunque un accordo con una riduzione di 69.263 euro di interessi, che secondo me è buono ed è utile per l'ente che noi rappresentiamo. Grazie. Ci sono altri interventi? Non c'è nessuno. Io vorrei aggiungere, consigliere Muscatello si è dimenticato secondo me una parte, cioè che se avessimo seguito la Corte dei Conti non avremmo avuto nessuno sconto, avremmo pagato immediatamente, punto. La reinvestizione l'abbiamo fatta la prima volta e lo sconto era ridicolo, cioè abbiamo impiegato 2 anni per ottenere 70.000 euro. Avessimo fatto l'accordo subito, io ho rifiutato l'accordo 2 volte perché non c'era abbastanza sconto. Quindi dopo 2 anni abbiamo deciso che valeva la pena di accettare 70.000 euro. Questo è il motivo dei 2 anni. Se no l'avremmo fatto 1 anno e mezzo fa, 1 anno fa sicuro, ecco insomma. Però non c'era, secondo me non era abbastanza, tutto lì. Non c'è la margine. Va bene, ci sono altri interventi? Ok, allora lo mettiamo in votazione. Prego, segretario. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Nuto. Astenuto? Sì, astenuto. Ferrero? Favorevole. Franceschi? Favorevole. Garbarino? Favorevole. Grondona? Astenuto. Guelfo? Favorevole. Muscatello? Favorevole. Pignone? Astenuto. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole, grazie. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villassente. Quindi 3 astenuti e tutti favorevoli. Qui non ci vuole eseguibilità, vero? Sì. Sì. Allora votiamo immediata eseguibilità. Segretario? Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Ferrero. Cuneo. Favorevole. Mi sono dimenticata. Cuneo. Favorevole. Sì, favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Pignone. Favorevole. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Tutti favorevoli. Bene, punto 1 approvato. Veniamo al punto 2. Strada provinciale 42 di Romaggi. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transabilità.
presa d'atto dell'intervento di somma urgenza per un ammontare di 46.213 euro. Relatore, consigliere delegato Franco Senariga, che ha la parola. Grazie Sindaco, si tratta di un intervento che si è reso necessario a seguito di un evento dell'11 febbraio 2021. La spesa affrontata di 46.213 euro. Abbiamo praticamente terminato l'intervento, manca solamente la posa del guarrel che verrà in questi giorni. Diciamo che siamo arrivati in queste settimane alla inizio e conclusione dell'intervento. La strada è stata chiusa per 48 ore, se non sbaglio, quindi un tempo estremamente limitato. Bene, allora apriamo la discussione. Ci sono interventi? Io alcune. Prego. Ma io volevo fare, tanto preannuncio il voto favorevole su questa pratica, volevo fare una considerazione che ho già fatto ieri in commissione, che ritengo importante. Succede con una certa frequenza episodi tipo questo che ha interessato la strada di Romaggi, ma ne abbiamo anche uno più recente che ha interessato la strada sopra la Croce, in cui per cedimento del terreno, soprattutto in questi casi a monte, è necessario ricorrere alla chiusura per motivi di sicurezza della viabilità, comportando questo atto un disagio che a volte è veramente importante e difficile da sostenere per chi vive in questi centri abitati che sono assolutamente di rilievo, ma sono anche numerosi nel nostro entroterra. Io così avevo chiesto ieri, ma lo rinnovo anche oggi, anche al sindaco stesso, se si potesse compiere un'azione, uno studio che ci permettesse in queste situazioni di avere a disposizione prontamente sia un fondo sia una normativa o comunque degli indirizzi che in caso di urgenze ci permettano di intervenire senza iniziare quel fastidioso e a volte anche antipatico balletto delle competenze e della responsabilità che fanno passare le settimane e a volte anche i mesi con le strade chiuse e con un disagio assolutamente importante per chi risiede. L'esempio della strada sopra la Croce, che si è risolto soltanto qualche giorno fa, è stato emblematico. Avevamo una casa di riposo e i bambini che dovevano andare a scuola che sono stati costretti a trovare alternative alla casa di riposo. Ricollocata, i residenti della casa di riposo ricollocata, i bambini a scuola, effettivamente qualche assenza l'abbiano fatta. Questa era una richiesta che mi sembrava importante che fosse fatta proprio anche dal Consiglio e dal Sindaco. Bene, ci sono altri interventi? Sì, diciamo, se posso, Sindaco. Prego. Riporto il ragionamento che è stato fatto ieri in commissione con il consigliere Cuneo e quei colleghi che erano presenti. Vero che c'è necessità di avere delle risorse che siano facilmente spendibili, ma ancor più vero che serve un ridisegno del quadro normativo che vada a definire in modo puntuale le competenze. Perché fino a quando le competenze da codice della strada sono estremamente chiare, quindi limitano anche la possibilità di intervento del nostro ente, qualora c'è la disponibilità economica di fare interventi su un fronte che non è completamente competente alla nostra infrastruttura, diventa un problema. Quindi bene la risorsa economica, bene quello che ho già detto più volte, anche forse in consiglio metropolitano rispetto a forse temi di questo tipo, che è l'ora che ci sia una competenza, diciamo, di un ente
che dica che tutto ciò che va a influire sulla viabilità di una strada è di competenza dello stesso o che può intervenire immediatamente lo stesso ente e rimandare a valutazioni successive eventualmente la responsabilità di terzi. Perché finché non abbiamo questo, noi diciamo che facciamo la parte politica, possiamo dare questo indirizzo, ma poi ci scontriamo con l'impossibilità dei tecnici che debbono per forza rispettare la legge e la norma di intervenire. Quindi io faccio un appello a tutti quelli che hanno una responsabilità e che fanno politica per andare a sollecitare il governo che intervenga su questi temi affinché ci sia una modifica di quelle norme, di quelle leggi, ci permetta certo di avere la risorsa, ma ancor più di aver chiaro chi può e chi deve intervenire senza aspettare, senza andare poi a definire in prima istanza tocca a me, tocca a te o tocca a quell'altro, perché qua c'era comune, c'era privati, c'era... Quindi io sono assolutamente d'accordo che su questo bisogna fare non un passo avanti, ma un salto in avanti. Grazie. Grazie consigliere Senarega, ci sono altri interventi? Allora, prima di andare in votazione volevo dire due cose. La prima è che capisco quello che ha detto il consigliere Cuneo e anche quello che ha detto il consigliere Senarega. Sono d'accordo con ambe due, il problema esiste e dobbiamo cercare di risolverlo. La segreteria sta assieme all'avvocatura sta facendo un lavoro per vedere di mettere in piedi una procedura, modello, insomma quello che è da poter condividere con tutti i comuni della città metropolitana proprio per andare nella direzione di avere fondi e di avere soprattutto la possibilità di fare i lavori immediatamente e poi le discussioni sulle responsabilità le possiamo fare dopo. Quindi stiamo lavorando in questo senso, per cui sono in accordo con tutte e due gli interventi. Volevo però non perdere l'occasione, quindi approfittare dell'occasione per fare un encomio agli uffici, perché in queste situazioni non è facile il lavoro che gli uffici stanno facendo, per cui si sono sempre rivelati estremamente efficienti nel far sì che i disagi dovuti alla viabilità siano rimessi a posto il più fretta possibile. Quindi continuiamo così, andiamo avanti, perché questo è l'unico modo che possiamo utilizzare per fare il nostro lavoro nei confronti dei cittadini. Quindi, se chiedo ancora se ci sono altri interventi. In chat nessuna prenotazione. Bene, allora mettiamo in votazione il segretario. Allora, Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Si è sentito favorevole. Certo. Pignone. Favorevole. Evole, si è sentito. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Tenarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Tutti favorevoli. Andiamo all'immediato. La piaga di eseguibilità, prego. Tedeschi ha scritto in chat: verissimo, i disagi gestiti da città metropolitana sono sempre seguiti al meglio. Grazie, consigliere Tedeschi. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole, ha saltato Conti. Conti. No, l'ho detto. L'ha detto Conti. L'ho detto. Dice di no. Conti. Favorevole. Favorevole. L'aveva già detto Conti. Ecco, ah. Franceschi. Ho detto favorevole. Sì. Garbarino. Favorevole. Grondona. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole.
Pignone. Favorevole. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Chiedo una cosa, quando c'è la doppia votazione non possiamo evitare di fare l'appello e esprimerci già doppi? Sia sul voto favorevole, sulla favorevole esecutività. Di solito a Chiavari facciamo così e facciamo un appello solo. Siete solo per evitarvi una tortura. Se sono tutti d'accordo, sì. Cioè, se, però a volte loro votano... Ma, scusate, ma la procedura non lo prevede. Non lo prevede. Dicono che a Chiavari siete fuori legge. No, perché sono tutti d'accordo. Lui no. Okay. Va bene, avanti. Tedeschi. Favorevole. Se no, regalo, ti ho detto, ok. Tutti favorevoli. No, perché c'è qualcuno che vota sull'immediata eseguibilità diversamente dal voto sulla delibera. Va bene, allora approvato punto 2, passiamo a punto 3. Riconoscimento di debito fuori bilancio. Contro la sentenza esecutiva, cioè a favore della sentenza esecutiva del TAR Liguria, relatore consigliere delegato Salvatore Muscatello, che ha la parola. Bene, grazie sindaco. Allora, questo debito fuori bilancio nell'importo di 14.932,80 scaturisce dalla sentenza numero 885 del 2020 del TAR Liguria, che ha condannato la città metropolitana a risarcire le spese a seguito del ricorso promosso dal comune di Sesti Levante per l'annullamento dell'atto dirigenziale della direzione ambiente. In pratica, la direzione ambiente aveva prescritto al comune di Sesti Levante per la discarica, l'otto discarica di Sesti Levante, per le superfici a maggiore pendenza superiori a pari o superiore a 30 gradi l'utilizzo di un geocomposto bentonitico. La città, il comune di Sesti Levante ha fatto ricorso e ha vinto, in quanto del tutto una sentenza del tutto tecnica. Il TAR ha dato mandato a un CTU il quale ha dichiarato nella perizia che questo geocomposto bentonitico in natura è inesistente. Pertanto il TAR si è adeguato a quello che ha detto il CTU e ha condannato la città metropolitana a risarcire le spese, oltre ad annullare l'atto anche a risarcire le spese del perito, di cui 3.733,20 vanno al comune di Sesti Levante per aver anticipato le spese alla CTU e 11.199,60 vanno al CTU che ha fatto la perizia. Quindi complessivamente il debito fuori bilancio non c'è, l'importo non c'era in bilancio, pertanto dobbiamo coprirlo con 14.932,80 da inserire nella copertura del nostro bilancio del 2021. Grazie. Ci sono interventi? Se posso io, se posso fare un intervento che non ho capito, se poi magari perché, no? Mi sembra quasi strano, no? Che la città metropolitana, che ha le competenze istituzionali per quanto riguarda la tutela del territorio e dell'ambiente, non riesco a capire per quale motivo viene poi in questi casi che si deve occupare della tutela del territorio dei cittadini, viene poi contraddetta da una semplice perizia senza un contraddittorio. Esatto. Non sono mai riuscito a comprendere come mai sia successa una cosa simile. Grazie. È lo stesso pensiero che ho avuto anch'io. Chi è che l'ha detto? Conti. Vabbè, comunque sulle sentenze del TAR non vorrei aprire un dibattito. Villa è entrato in consiglio adesso. Ah, ok. Allora, ci sono altri interventi? In chat nessuno. Va bene. Allora, direi di aprire la votazione. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Astenuto. Ferrero. Favorevole.
Franceschi. Favorevole. Garbarino. Favorevole. Grondona. Astenuta. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Pignone. Astenuto. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Astenuto. Bene, votazione dell'immediata eseguibilità. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Pignone. Favorevole. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. Tutti favorevoli. Bene, allora punto 3 approvato, passiamo a punto 4, riconoscimento del debito fuori bilancio per la sentenza esecutiva del TAR Liguria numero 49/2021. Relatore, consigliere delegato Salvatore Muscatello, che ha la parola. Bene, grazie Sindaco. Allora, questo è un debito fuori bilancio di 5.434 euro, scaturito sempre da una sentenza numero 49 del 2021 del TAR Liguria, pubblicata in data 19 gennaio 2021, resa su ricorso, tanto è già riportato anche in delibera, dei signori Claudio Podestà e Rudy Lucini per l'annullamento dell'atto dirigenziale della Direzione Ambiente, che aveva autorizzato con l'AUA e la società Banca Bana Ecology SRL, titolare di un impianto di bagno e titolazione di rifiuti in comune di Camorra, con conseguente aumento della quota totale dei rifiuti trattabili. I signori Claudio Podestà e Rudy Lucini hanno fatto ricorso, hanno vinto e pertanto la città metropolitana è condannata in solito con la società Bana Ecology SRL a rimborsare le spese che sono 5.434 euro. I motivi cautelativi, come ho detto in commissione, riportiamo l'intero importo, 5.434, di cui la metà sarà poi rimborsata dalla società Bana Ecology SRL. Grazie. Ci sono interventi? In chat nessuno. Non vedo interventi. Chiedo ancora una volta, ci sono interventi? Va bene, allora segretario. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Astenuto. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Un attimo fuori istanza. Vado avanti e poi lo riprendiamo. Grondona. Astenuto, scusate. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Pignone. Astenuto.
Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Attenuto. Garbarino è rientrato? Favorevole, favorevole. Ok, perfetto. Quindi 4 astenuti, tutti gli altri favorevoli. Bene, immediate seduta. Sì. Allora andiamo. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Pignone. Favorevole. Repetto. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. Tutti favorevoli per l'immediata eseguibilità. Bene, allora numero 4 approvato. Passiamo al punto numero 5, ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziaria 21-23. Relatore consigliere delegato Salvatore Muscatello, che ha la parola. Bene, questa è molto semplice. La città metropolitana ha ottenuto un contributo a inizio anno di 4.292.836,55 fondi provenienti dal decreto di rilancio e quindi assegnati tramite la regione Liguria per da assegnare alla società dei servizi del trasporto pubblico per la riduzione dei ricavi tariffari. Quindi abbiamo proceduto con provvedimento di urgenza, quindi con la determina del sindaco, al fine di assegnare questi fondi direttamente alle società che ne avevano diritto. E oggi con questa delibera approviamo la ratifica fatta dalla variazione di bilancio in via d'urgenza. Grazie. Ci sono interventi? Nessuna prenotazione in chat. Nessuna prenotazione? Consigliere Muscatello, sì? È prevista una divisione tra urbano e extraurbano, anche se vanno tutti alla stessa società? Sì, sì, per forza. Solo per far conoscere a tutto il Consiglio metropolitano quanto è la suddivisione tra urbano e extraurbano. La delibera non ce l'abbiamo, la divisione, quanto ammonta l'importo che è stato dato alla parte di servizio urbano e alla parte di extraurbano, però può approfondire Sinisi se è possibile. Marchini. Anche Marchini. C'è qualcuno che ha un Marchini? C'è Marchini che lo sa? Non credo sia stata fatta, ma la possiamo fare diciamo pro quota come i finanziamenti che ci arrivano dalla regione per i servizi. 54 ore passa da MT, circa 13-14% all'ex ATP ora MT. Esatto. Totale. Esatto. Che quella è la divisione che fa sempre la regione. Quindi 54%. Ma quello che approviamo adesso è il contributo che va tutto quanto. Sì, ma tu volevi sapere quant'è la percentuale. Volevo sapere di questo tutto quanto. Quanto va urbano e quanto va extraurbano. Se dici 54 e 13 vuol dire che sono 80 e 20, via, circa. Sì, più o meno. Quindi più o meno abbiamo l'80% che va all'urbano e il 20% che va all'extraurbano. Esatto. Ok, va bene. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, votazione. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Conti dove? Pronto? Sì.
Conti? Favorevole. Favorevole. Sentito, sì. Cuneo? Favorevole. Ferrero? Favorevole. Franceschi? Favorevole. Garbarino? Favorevole. Rondona? Favorevole. Guelfo? Favorevole. Muscatello? Favorevole. Pignone? Favorevole. Repetto? Favorevole. Rossi? Favorevole. Segalerba? Favorevole. Senarega? Favorevole. Tedeschi? Favorevole. Villa? Favorevole. Tutti favorevoli. Ok. Questa... Qui non è previsto. No. Bene, no. Punto 5 è approvato. Punto 6. Presa d'atto delle osservazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito al piano di revisione annuale delle partecipazioni societarie relative al 2019. Relatore consigliere Stefano Anzalone, alla parola. Consigliere Anzalone, alla parola. Apro io l'audio. Consigliere Anzalone, le abbiamo aperto l'audio. Allora, scusate, il consigliere Anzalone si è un attimo assentato, che è andato alla toilette. Beh, no. Rispettando le necessità fisiologiche, allora la segreteria generale può dire sì, qualcosa? Grazie. Allora, come sapete il Consiglio metropolitano approva il piano di razionalizzazione delle società, quindi ne abbiamo parlato qualche tempo fa. La Corte dei Conti fa un'analisi della nostra delibera sul piano di razionalizzazione e ci dà delle indicazioni. Allora, complessivamente le indicazioni sono tutto sommato positive. Hanno segnalato nel dispositivo le due criticità che sono rappresentate dal Centro Malerba, che è una nostra partecipata in diretta tramite Atene, di cui ha sollecitato la liquidazione, ma che noi già avevamo iniziato a liquidare, cioè avevamo già iniziato ad accelerare, a riprendere le fila del discorso, e siamo arrivati ad una definizione. Quindi adesso abbiamo una tabella di marcia con dei passaggi formali che concluderemo quest'anno entro l'estate. Sono presente, sono arrivato. Chiedo scusa. Se volete posso illustrare la pratica. Allora aspetta un attimo Anzalone, un attimo solo, lasciamo finire il segretario e poi dopo parli tu. Sì, quindi dicevo che questo è uno dei punti di criticità che ci hanno sottolineato. L'altro punto rappresenta il gruppo di azione locale, che in realtà, diciamo, è una società di diritto particolare, per cui può essere salvaguardata insieme alle altre società di diritto particolare, come sono per esempio società per Cornigliano. Però la Corte ci dice che anche se sono di diritto particolare devono osservare alcuni requisiti della Madia. E quindi sul gruppo di azione locale ci raccomanda di proseguire nell'attività che è già iniziata di contenimento delle spese fisse. Quindi sostanzialmente sono due cose che sono sotto controllo. Mentre diciamo, nel corpo della delibera altre criticità riguardavano le delibere di ATP esercizio e dello stesso GAL, del CDA portato a 5. Nel caso del GAL in realtà era una riduzione da 13 a 5, perché mancava la motivazione specifica del verbale di assemblea circa questo passaggio a 5. Quindi direi che tutto sommato andiamo bene. Noi questi disposti li manderemo a ciascuna delle società in maniera tale che siano consapevoli di quello che la Corte ci chiede, ma mi sembra che siamo in linea, soprattutto per quanto riguarda l'operazione a cui ci siamo dedicati, che era quella della liquidazione del centro Malerba, che era stata richiesta a suo tempo dalla consigliera Tedeschi, in quanto c'era il comune di Arenzano coinvolto, e stiamo arrivando appunto a una definizione. Consigliere Anzalone, prego, a parola.
No, chiedo scusa se mi sono dovuta assentare, ma ho dovuto fare una cosa urgente. Niente, ho Abbiamo sentito la capito. conclusione del segretario generale, concordo con lei, il tema più importante era insomma, la società Malerba. Ne avevamo già parlato tempo fa in un altro consiglio metropolitano, era stato sollevato insomma, alcune perplessità da parte di alcuni colleghi, mi pare che adesso si vada a concludere nel miglior modo possibile. Va bene, ci sono interventi? Consigliere Tedeschi, prego. Grazie, l'ho fatto in commissione, ma ci tengo a farlo anche in consiglio. Volevo ringraziare la dottoressa Orlando ed il funzionario che ha seguito le partecipate, il dottor Edoardo Paoli, perché veramente io credo che senza di voi il Malerba sarebbe rimasto nel limbo delle vergogne pubbliche per tutta la vita. Quindi vi ringrazio davvero tanto. State facendo un ottimo lavoro. Grazie mille. Grazie consigliere Tedeschi. Ci sono altri interventi? Non c'è stata nessuna prenotazione. Bene, allora mettiamo ai voti, segretario. Dove c'è l'erba del comune? Vabbè, la segno qua. Va. Dove c'è? Niente, non mi hanno segnato, ma la metto qua. Ok. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bozzo, Favorevole. Conti, Favorevole. Cuneo, Astenuto. Ferrero, Favorevole. Franceschi, Astenuto. Garbarino, Favorevole. Grondona. Astenuta. Guelfo, Onorevole. Muscatello, Onorevole. Pignone, Astenuto. Repetto, Favorevole. Rossi, Favorevole. Segalerba, Favorevole. Senarega, Favorevole. Tedeschi, Favorevole. Villa. Astenuto. Allora, 5 astenuti, tutti il resto favorevoli. Allora, punto 6 approvato. Passiamo al punto 7. Piano triennale della prevenzione della corruzione per trasparenza 2021-2023. Facciamo andare due slide? Illustrazione. Non è previsto la No, no, è solo votazione. Quindi un'illustrazione. ha un'illustrazione. Parla la segreteria generale che ha la parola. Allora, vi faccio anche vedere due slide, ne abbiamo già parlato in commissione. Stiamo facendo questa presentazione prima in commissione e poi in consiglio per condividere anche a livello di organo di indirizzo politico questa strategia di prevenzione dell'illegalità. In realtà, diciamo, partiamo dal nome che abbiamo voluto cambiare, l'abbiamo chiamato il Piano della Buona Amministrazione, proprio per dare una connotazione positiva al lavoro, insomma, che stiamo facendo in questa direzione, come previsto dalla legge, ma che stiamo interpretando nel modo più consono per il nostro buon funzionamento. E quindi diciamo partiamo con il nome diverso. Che cosa miriamo a gestire attraverso questo piano? Non tanto i reati che spettano ad altre autorità andare a perseguire, quanto il concetto di maladministration, cioè è un concetto un po' più elastico rispetto ai reati. Ed è qualsiasi interferenza di interesse privato nelle decisioni pubbliche. Quindi riguarda qualsiasi tipo di distorsione della funzione amministrativa. Quindi dobbiamo avere chiaro questo concetto e poi il resto va di seguito. Una novità che c'è quest'anno rispetto all'anno precedente è il collegamento con la certificazione 37001. Quindi noi parallelamente al piano anticorruzione abbiamo avviato un'attività che ci consente poi di arrivare alla certificazione a giugno. Per fare questo, avanti.
Abbiamo già operato su alcuni temi che alcuni concetti chiave che vanno comunque che in parte sono presi dal sistema 37001, come per esempio la policy, che è una novità, cioè noi abbiamo una serie di valori che costituiscono la policy della città metropolitana che noi diffonderemo tra i nostri dipendenti. Un'altra novità sono i report integrati di controllo, nel senso che vogliamo evitare di fare tanti report, uno per il piano della performance, uno per il piano anticorruzione, cerchiamo di unificare le scadenze in maniera tale da gestire anche queste forme di controllo interno nel modo meno invasivo possibile per chi lavora. Andiamo avanti, direi che la struttura del piano si basa su un'analisi del contesto esterno e del contesto interno. Il contesto esterno è stato esaminato alla luce di alcuni dati ufficiali come quelle della direzione investigativa antimafia, insomma una serie di debolezze del territorio. Mentre il contesto interno fa una fotografia di quello che siamo, non solo diciamo del numero delle persone, ma anche della qualità dei sistemi gestionali, quindi di una serie di dati che ci danno un po' il senso di quello che siamo. Alla luce di questo arriviamo ad una mappatura dei processi, che è praticamente una fotografia dei nostri processi lavorativi sui quali viene fatta una valutazione del rischio. La valutazione del rischio è stata fatta da tutti i dirigenti che hanno collaborato nella stesura di questo piano e anche la proposta di alcune misure di attenuazione del rischio, perché il tema comunque è quello della gestione del rischio. Così ho fatto il paragone già in commissione, così come esiste per esempio la prevenzione del rischio per gli incidenti sul lavoro con delle misure che sono diciamo dettate per tutti i luoghi di lavoro, così c'è un rischio illegalità e delle misure di prevenzione. E quindi abbiamo deciso di trattare i rischi che sono risultati nelle valutazioni medi o alti. Abbiamo anche già realizzato delle procedure univoche standardizzate per quanto riguarda gli acquisti, quindi tutte le procedure di acquisto abbiamo cercato di standardizzarle, sia quelle di competenza della stazione unica appaltante, sia quelle di competenza delle direzioni. E la stessa cosa abbiamo cercato di fare per i procedimenti a distanza di parte, di questi, e poi per la procedura di ispezione e controlli. Per i procedimenti a distanza di parte la cosa importante è che vorremmo arrivare all'informatizzazione alla fine dell'anno della maggioranza dei procedimenti che abbiamo. Una delle misure a cui teniamo moltissimo, perché significa insomma dare delle risposte ai cittadini in modo chiaro e anche diciamo facile, con una interattività informatica. E poi ci sono delle misure un po' di carattere trasversale che stiamo applicando, tra cui quella per esempio della gestione del conflitto di interessi che abbiamo iniziato a approfondire già l'anno scorso, così come il whistleblowing, che è la tutela del soggetto che segnala illeciti. Questa è naturalmente la misura più importante, secondo me, ma secondo anche i colleghi che hanno fatto questo tipo di richieste, è la formazione. La formazione che non riguarda soltanto le competenze tecniche, ma anche un'idea di pubblica amministrazione innovativa verso la quale dobbiamo tendere. Infatti stiamo lavorando anche ad un progetto di formazione per la transizione al digitale che ci dovrà aiutare in questo percorso. Direi che ho finito. Ci sono interventi? Chiedo ancora se ci sono interventi. Beh, come volevo dire, innanzitutto volevo ringraziare la Segreteria Generale per questo lavoro e tutti quelli che ci hanno lavorato, perché mi sembra una cosa assolutamente non solo necessaria, ma opportuna, e che ci mette in una posizione di eccellenza per quanto riguarda la gestione di queste cose. Quindi avete fatto un buon lavoro. Adesso
cerchiamo di fare in modo che tutti quanti la applichino, perché così veramente riusciamo a fare un'organizzazione come si deve. Okay? Grazie. Allora andiamo al punto 8. Mozione presentata dai consiglieri metropolitani Pignone, Villa, Cuneo, Grondona e Franceschi in merito alla stesura di un piano di analisi della fattibilità e sostenibilità economica finanziaria per un'azienda metropolitana della mobilità e del trasporto pubblico. Prego alla parola, non so chi, Pignone. Ok, prego Pignone la parola. Grazie. Allora, la nostra mozione, appunto come ha appena detto, verte comunque su, in premessa sulla, su due punti, sulla legge regionale 33 del 2013, riconoscendo il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale, a garanzia del diritto della mobilità delle persone e, nello specifico, nell'ambito del riordino delle funzioni fondamentali in materia di città metropolitane e dei comuni. Questo già per la legge del Rio e anche per la 135 del 2012, definendo in queste leggi le competenze appunto di città metropolitane, province come enti d'ambito. E nel nostro caso appunto il nostro territorio appunto coincide con quello della città metropolitana di Genova. Inoltre, sempre nella legge 33, tra le funzioni in qualità di ente d'ambito del TPL, si definisce che nell'ambito della gestione dell'ATO, anche attraverso la costituzione di agenzie locali di mobilità di livello metropolitano e provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, interamente partecipate dagli enti locali con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato. Alle agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali del trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni. Questo noi consideriamo che affidando per cui una gestione del contratto di servizio del TPL a una società che ha proprio un know-how specifico e il proprio core business orientati proprio per la gestione della mobilità può essere un potenziamento di risorse e avere un importante aspetto economico. Inoltre, e questo è l'altro elemento che noi lo riteniamo rilevante, portare in una sede fiscale di tipo commerciale tutta la sfera dei costi per i servizi di trasporto potrebbe garantire, grazie a un nuovo regime dell'IVA, maggior liquidità disponibile da investire nel servizio stesso. Anche perché, ricordo qui, e Bucci lo sa perfettamente, che i trasferimenti che noi facciamo verso la nostra azienda MT sono soggetti a tassazioni dell'IVA, per cui invece lo strumento dell'agenzia gestirebbe, potrebbe diciamo scaricarsi questa quota che per noi non sarebbe neanche così trascurabile. Per cui l'impegnativa è quella di fare appunto un piano di analisi, cioè dare mandato per la stesura di un piano di analisi della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria proprio per un'agenzia metropolitana della mobilità e del trasporto pubblico. E in secondo punto è che tale piano sia illustrato appena pronto in un'apposita commissione consiliare. Questo è quello che noi richiediamo in questa mozione, proponiamo in questa mozione, che riteniamo comunque un elemento importante per il miglioramento della qualità del servizio e anche la capacità economica degli investimenti. Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, ho un intervento io. C'è qualcun altro? In chat nessuna prenotazione. Ce n'è uno alzato la mano. Allora. Daniela Tedeschi ha alzato la mano? Sì. Prego, consigliere Tedeschi. Grazie, ma potevo anche aspettare l'intervento del sindaco. Niente, io volevo dire che questa mozione secondo me è molto importante, molto utile a tutto quanto è stato esposto da Pignone. Io spero che venga accolta anche questa all'unanimità e spero in un futuro in cui un'agenzia possa sul trasporto possa non essere solo metropolitana, ma possa investire tutta la regione. Io, come sapete, ritengo che anche le ferrovie, se fossero state date dalla regione come delega a città metropolitana, potrebbero
funzionare meglio. Io credo che tutto il trasporto dovrebbe essere gestito da un'unica agenzia. In questa mozione c'è un'espressione puntuale della normativa e di tutti i vantaggi che avrebbe creare questo tipo di agenzia. Io ringrazio i colleghi che hanno presentato la mozione, che mi vede assolutamente d'accordo. Allora, intervengo per dire che sono assolutamente favorevole con la signora, con il consigliere Tedeschi, per quanto riguarda il desiderio di avere un'agenzia, di avere un sistema regionale e non solo metropolitano per quanto riguarda i trasporti, comprendendo anche i treni, che certamente sarebbero, se non altro, più vicini ai cittadini. Mettiamolo in questi termini e sapete cosa voglio dire. Per quanto riguarda la mozione stessa, segnalo che il discorso dell'IVA è, direi, assolutamente impraticabile. Ci abbiamo provato già quando nei tempi, quando era in Liguria Digitale, diciamo, l'Agenzia delle Entrate si è espressa molto chiaramente, tant'è vero che se pensate che sia facile risparmiare 20 milioni di IVA, cioè abbiamo un mondo contro, per parlarci chiaro, se facciamo una cosa di questo tipo. Quindi è assolutamente, secondo me, impraticabile. In più, ritengo che noi abbiamo già una sola azienda che si occupa del trasporto, e quindi questa agenzia sarebbe in cima a un'azienda sola. E premesso che questa agenzia vuole stipendi, perlomeno, perché bisogna pagare delle persone, quindi è un extra costo, e premesso che la Madia prevede che ci devono essere persone in numero maggiore rispetto al consiglio di amministrazione, se noi mettiamo un consiglio di amministrazione semplice, un'agenzia di questo tipo, cioè 5 persone, è quelli che dobbiamo assumerne almeno 6 o 7. Quindi dobbiamo pagare, dobbiamo mettere un sacco di costi qui per un valore che secondo me otteniamo già dall'azienda MT, cioè non vedo MT intesa come ovviamente urbano e extraurbano, cioè veramente non vedo il valore di una cosa del genere, e tutte le agenzie che sono state create in passato ora come ora sono nel mirino della Corte dei Conti per quanto riguarda proprio il numero delle persone che ci lavorano sopra, per cui io il mio parere è contrario rispetto a questo. E chiudo il mio intervento. Se ci sono altri interventi, prego. Sì, Pignone. Prego. Ma allora, intanto il documento richiama di dare mandato per la stesura di un piano di analisi di fattibilità. Per cui quello che lei sta dicendo, Sindaco, è diciamo, sicuramente con Ligure Digitale non è andato in porto, qua però parliamo di contesti leggermente diversi. Anche la provincia di Spezia invece ha dato mandato e ha realizzato, lei lo sa perfettamente, questa agenzia, e per cui dal documento che io sono andato a rilevare anche dall'analisi, l'analisi dell'IVA in realtà è praticabile. Allora mi sono permesso di far notare questo aspetto qua, proprio perché rispetto a prima ci sono condizioni diverse, forse, ma dato che io certezze non ne ho, allora si dà mandato appunto alla stesura di un piano, cioè si faccia questo piano di analisi di fattibilità, perché ritengo che invece con la questione che noi solo dei trasferimenti andiamo a pagare l'IVA, la paghiamo due volte, per cui su questo aspetto pare, e per questo che quello che si sta dicendo non solo a livello ligure ma anche a livello nazionale, ci sono la creazione di queste agenzie che stanno dimostrando invece che la gestione dell'IVA è perseguibile. Questo è quello che era l'intenzione del documento, ecco. A me non risulta che ci sia alcuno che sia riuscito a eliminare l'IVA, però magari mi sbaglio. E il bello sarebbe fare un piano di analisi e verificarlo. La regione. Chiediamo in regione. Lo possiamo chiedere alla regione, questo va bene. Però qui, voglio dire, mentre impiegare risorse per studiare un'agenzia che tra l'altro, di cui io personalmente non vedo proprio l'utilità, sono solo costi aggiuntivi, ho dei dubbi. Comunque ho espresso la mia opinione personale. Ci sono altri interventi? No, solamente il consigliere Marco Conti che ha annunciato che doveva lasciare per impegno. Ok, va bene. Sul allora, discorso Garbarino vorrei dire due cose. Prego.
siccome io è 2 anni che dico quella dell'agenzia regionale e funziona in altre regioni, vorrei dire che si risparmiano, e qua devo dare ragione a Pignone, però bisogna fare uno studio, 12 milioni di euro allo stato attuale di IVA. Se ne risparmieranno anche di più, però non è vero, perché non è mai risparmiato nessuno. Tutto questo problema, sono parole. Fatemi vedere chi è che non ha pagato l'IVA e poi ne parliamo. Era per coerenza e correttezza rispetto a quello che, anche se io mi trovo in una posizione diversa, però non mi posso contraddire, quindi sul discorso devo dare ragione a Pignone, almeno di fare uno studio. Ci sono altri interventi? Va bene, allora se non ci sono altri interventi mettiamo i voti. Prego. Bucci. Contrario. Anzalone. Contrario. Bozzo. Contrario. Conti. Cuneo. Favorevole. Ferrero. Contrario. Franceschi. Favorevole. Garbarino. Astenuto. Rondona. Favorevole. Guelfo. Contrario. Muscatello. Contrario. Pignone. Favorevole. Repetto. Astenuta. Rossi. Contrario. Segalerba. Contrario. Senarega. Contrario. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. 9 contrari. 6 favorevoli. Respinto. Bene, la mozione è respinta. Passiamo al numero 9. Interrogazione presentata al consigliere Simone Franceschi in merito al servizio TPL in comune di Roncoscrivia. Prego, consigliere Franceschi, ha la parola. Grazie, sindaco. Io ho presentato questa interrogazione e destino vuole l'ho scritta al 10 e l'ho spedita all'11. Dopo aver parlato col sindaco del comune di Ronco rispetto alla mancanza, come dire, di riscontro di AMT ai servizi sostitutivi dopo la frana che si è manifestata il 22 di gennaio in comune di Roncoscrivia. Al pari ho rilevato che dal 1 di gennaio AMT subentrata nella gestione del servizio di TPL su tutto il bacino extra Genova e in allora non era ancora stato predisposto o programmato un incontro per spiegare la volontà, le strategie, le visioni della nuova azienda che subentrava nella gestione del servizio. È bastata pensarla all'interrogazione e la dichiarazione a primo canale che il giorno successivo AMT ha programmato un incontro sul territorio che si è svolto questa mattina, il 15 di marzo, dopo 52 giorni sono stati attivati i servizi sostitutivi sul territorio del comune di Roncoscrivia, peraltro i servizi sostitutivi riguardanti il TPL ma anche i servizi sostitutivi dei servizi integrativi del trasporto scolastico delle scuole superiori che erano sospesi a seguito dell'interruzione della viabilità. Ora sono onesto, questa mattina abbiamo avuto occasione di chiarire con AMT le problematiche, abbiamo iniziato a parlarci e visto che le principali ragioni per cui ho scritto quell'interpellanza sono superate, ritengo che siano superate anche le risposte
e credo che, lo dico con presunzione, la mia ultima domanda nell'interrogazione, che era quello di sapere se il sindaco riteneva che il tempo trascorso, quasi 3 mesi, per delle risposte sugli amministratori del territorio sia congruo, con presunzione penso che lo stesso sindaco non sia d'accordo che 3 mesi siano un tempo congruo. Di conseguenza le motivazioni sono queste, io ritiro l'interrogazione, anche perché vorrei evitare, lo dico anche per coerenza con me stesso, che mi dia risposta al consigliere Garbarino, perché ancora una volta questa mattina, a conclusione dell'incontro, ho potuto prendere atto, e questo mi amareggia molto, delle modalità con cui intende confrontarsi. Di conseguenza, non ritenendolo un mio interlocutore, non voglio neanche sentirlo che mi risponde. Grazie. Consigliere Franceschi. Allora, premesso che i 3 mesi non sono accettabili e che quindi non appena ho letto di questa interrogazione abbiamo subito mandato qualche messaggio chiaro, per cui le cose devono migliorare, però mi sembra che la volontà di migliorarle ci sia, ok? Quindi siamo tutti quanti orientati a migliorare il servizio sui cittadini. Quella di Ronco ovviamente è un problema, però mi sembra che l'AMT lo stia mettendo a posto. Quindi va bene così, apprezzo il fatto che ritirate l'interrogazione. Per favore evitiamo in Consiglio Metropolitano di fare queste cose personali, perché non servono a nulla, ok? Quindi invito tutti quanti, non solo Consiglio Francesco, ma tutti quanti, a evitare di andare sul personale, perché facciamo una brutta figura nei confronti dei cittadini e non facciamo altro che alimentare la loro distanza da noi. Invece noi vogliamo essere vicini ai cittadini, per cui evitiamo di fare queste cose. Comunque apprezzo il consigliere Franceschi che ritira l'interrogazione e ha dato prova di occuparsi del territorio. Questo secondo me va assolutamente apprezzato. Bene, detto quindi, concludiamo. Se posso, sindaco, solo una cosa. Prego. Io credo che tu avrai potuto apprezzare in questi anni che ci conosciamo come, nonostante io abbia visioni totalmente politiche, non sia mai né strumentali né pratico, né polemico gratuitamente. Ho detto che sono amareggiato, l'ho detto, l'ho ribadito e sono disponibile a un chiarimento a quattro occhi, perché io ho tenuto volutamente oggi una modalità educata, rispettosa, soprattutto perché c'è una diretta. Sono disponibile ad approfondire le ulteriori ragioni che mi portano a tenere questo atteggiamento anche oggi. Grazie. Sono molto contento di questo, invito voi due a fare veramente un chiarimento a quattro occhi e a mani legate, è una battuta ovviamente, ok? D'accordo, quindi ben detto, sono d'accordo. Allora, adesso andiamo al punto 10, perché volevo dire una cosa. Scusate. Prego. Sono Garbarino, vorrei dire due cose. D'accordo, a quattro occhi e mani legate, no. Mi raccomando. No, ma per chiarezza. Allora, okay. Il 18 è stato fatto un incontro sulla Valle Stura e poi verrà fatto su Mele, perché ha un'altra, diciamo, modalità da parte di AMT e dal gruppo, diciamo, extraurbano. Il 24 oggi è stato fatto in Valle, che c'erano presenti stamani tutti i sindaci, è stato fatto nel comune di Busalla, dove erano presenti i 9 sindaci della vallata, e c'era presente anche il nuovo presidente Beltrami e Rolandelli. È stata fatta una discussione serena e tranquilla. Poi i problemi fra me e Franceschi sono a livello personale, non c'entrano niente, perché nell'incontro che c'è stato stamattina, io vorrei che voi parlaste con i sindaci, è stata una cosa. Poi i problemi fra me e Franceschi personali, quella è un'altra cosa. E vorrei dire semplicemente a Franceschi che quando scrive qualcosa sul giornale e mi accusa che io lo insulto... Basta, questa è roba personale, ragazzi, per favore. Una cosa, siccome ha detto che lo insulto, nelle commissioni... Vi tengo presente che io nelle commissioni non ci sono, quindi questa qua è una, a casa mia si dice, bugia, perché se io non sono nelle commissioni non ti posso insultare.
premesso questo. Va bene, siamo capiti. Era fatto un altro incontro invece nella Valle, no, nella Valle Scrivia, e verrà fatto un altro incontro in Val Trebbia, e verrà fatto un altro incontro dalle parti della Val Fontana Buona in futuro, in modo da far conoscere questa nuova entità che è AMT. Recco, siamo già venuti. Il piccolo è stato pronto. Grazie. Grazie a tutti. Allora, volevo fare alcuna comunicazione che penso sia importante. Stiamo, allora, come sapete, sto parlando dei vaccini in questo momento. Quindi, come ANCI, voi sapete che abbiamo fatto una richiesta per aumentare il numero dei vaccini. Sembra banale il discorso, no? Però vogliamo veramente tutti quanti fare in modo che ci siano più persone vaccinate possibile. Chiedo a tutti i consiglieri metropolitani di vedere nella loro area dove vivono, cioè dove sono, dove interagiscono, se ci sono ulteriori esigenze dal punto di vista vaccinale o cose che non funzionano, non in spirito polemico, ma soltanto con lo spirito di riuscire a metterle a posto. Per cui se ci sono situazioni che non vanno bene, o se c'è la possibilità di aumentare il numero dei vaccini giornalieri che vengono somministrati giornalmente, fatecelo sapere o attraverso ANCI o attraverso la città metropolitana, perché vogliamo veramente fare in modo, sollecitare la regione a far sì che possa aumentare il numero dei vaccinati nella nostra città metropolitana. Sono stato, penso, abbastanza chiaro. Se ci sono puntualizzazioni e interventi su quello che ha detto, prego, avete la parola. Se posso dire, prego. Ma il discorso che il sindaco ha fatto adesso credo che sia assolutamente importante sia per il periodo che viviamo sia per il nostro territorio. Ci terrei molto a che anche il sindaco riconoscesse ogni volta che si parla di questo argomento l'importanza dell'entroterra, ossia avere la possibilità, le ASL lo stanno già facendo, ma credo che sia un aspetto su cui puntare moltissimo, quello di portare il servizio anche nell'entroterra, nei centri minori. Questo credo che citerei in modo particolare, se anche il sindaco ci desse una già facendo, però credo che sia ancora insufficiente, anche se il sindaco, quando ha occasione, ci dà una mano in questo senso, sia di assoluta importanza. Grazie. Sì, se posso mi aggiungo in coda in riferimento a quello che ha detto il consigliere Cuneo, mi associo. Io stamattina sono partita da Busalla per andare a fare il vaccino in quanto insegnante al Celesia. Vaccinavano 4 medici della Valle Scrivia e c'erano 100 persone della Valle Scrivia. Quello che stiamo cercando di fare in Valle Scrivia è di consentire ai dottori, ai medici di medicina generale di vaccinare in loco. Abbiamo messo a disposizione un punto già per gli over 80 nel comune di Ronco, uno nel comune di Busalla e uno nel comune di Casella. Sono sottoutilizzati e stiamo cercando appunto di attivare ulteriormente questo servizio. Ci sono difficoltà dell'ASL perché c'è poco personale e quindi sostengono di non avere la possibilità di mandare almeno un amministrativo che aiuti i medici. Noi comuni ci siamo dichiarati disponibili a prenderci carico delle spese, dell'affitto locale, dell'igienizzazione, dell'organizzazione a protezione civile, delle pubbliche assistenze che ci siano presenti per emergenze, perché davvero dare un servizio in loco, nell'entroterra, non tanto a me o a persone come me, gli insegnanti che si muovono con facilità, ma ai più anziani, alle categorie fragili, credo che sia molto importante, anche con tutti i problemi di viabilità che ci sono oggi. Grazie. Scusate? Bozzo. Prego, Bozzo, vai. Qua in Riviera si stanno, dei nostri paesi, Camogli ed Ecco, si stanno mobilitando, forse per la prossima settimana partono le farmacie. Io ritengo che la farmacia, come punto di riferimento, anche perché purtroppo su questo argomento facciamo l'elenco dei piccoli ospedali che nei decenni scorsi sono stati chiusi, che adesso sarebbero stati di utilità. Noi abbiamo l'ospedale di Camogli completamente abbandonato, chiuso, non si sa di chi è. E tutte queste cose qua di errori del passato. Nessuno prevedeva una pandemia, ma per dire.
Quello delle farmacie è valido secondo me anche nell'entroterra, perché la farmacia, specialmente nei piccoli paesi, a volte sono 3-4 paesi, un'unica farmacia ma un punto di riferimento. Se partono le farmacie, me l'hanno accennato ieri un farmacista di Camogli, che aspettano il via, si presumono dopo Pasqua partire subito. Questo è un punto di riferimento che lo ritengo abbastanza sul territorio, con una presenza che non esiste paese che non abbia una farmacia di riferimento. Noi ne abbiamo 3 addirittura a Camogli, quindi ritengo che sia positiva questa strada qua per incrementare. Grazie consigliere Bozzo, sono d'accordo sulle farmacie, assolutamente, sono capillari, per cui se mettessimo un punto di vaccinazione in ogni farmacia risolviamo un problema, però ricordateci che ci vuole anche il medico. Sì, sì, ma ogni farmacia è d'accordo con un gruppo di medici che si alterna. E poi ovviamente ci vuole il vaccino, sapete che stiamo chiedendo più vaccini al governo, quindi tutto, sì, le cose devono andare tutte in parallelo, però se ci lavoriamo tutti assieme... Su quella dei vaccini l'abbiamo visti come i gelati, quasi, che quindi non si capisce più niente, va bene, andiamo avanti. Vabbè. Allora, io veramente... Vi dico quello che... Allora, ne ho parlato con il presidente Totti, ma per noi è essenziale riuscire ad avere un certo numero, che potrebbe essere il 20-25% della popolazione della Liguria, quindi vuol dire anche della città metropolitana, Genova compreso, ok? Se abbiamo il 25% per fine giugno, noi salviamo l'estate, nel senso che l'estate turistica sarà sicura. E questo è un concetto fondamentale, perché non possiamo perdere un'estate turistica di nuovo. La scorsa poi l'abbiamo rimediata alla fine, ma questa volta vogliamo fare in modo che ci sia tutta l'estate. E questo vale sia per l'entroterra che per la riviera che per la città e le città. Quindi dovremmo prenderci questo obiettivo. Per fare questo bisogna accelerare il ritmo che abbiamo sino adesso, perché sennò con questo ritmo qui arriviamo a settembre anziché arrivare a giugno. Per cui il messaggio è questo: tutto quello che mi potete dire, io parlo con Totti tutte le sere quando facciamo la conferenza stampa, tiriamolo fuori, ogni idea tiriamola fuori, perché tutto può aiutare. Ci sono altri interventi? No, soltanto il consigliere Tedeschi, che ringrazia il sindaco. Ok, grazie consigliere Tedeschi. C'è altro? Va bene, allora se non c'è altro... Chiudiamo il consiglio, grazie a tutti e arrivederci a presto.